vi dirà come fare, come rinnovare i borghi, come portare i giovani nei borghi. Noi siamo 8.500 comuni, tutti, magari ne abbiamo 7.000 sotto i 5.000 abitanti. Potremmo fare delle esperienze straordinarie, sia in campo architettonico, edile, di informazione. Vi illustrerà qualche parola lui, veloce, che siamo al freddo, vai. Abitava in Peria, te lo ricordo, che sono ligure anche. Buonasera a tutti, Cerea. In una giornata freddissima, siete tantissimi e spero di non fare che delle gaffe. Allora, mi fa molto piacere essere qua, ma sono anche un po' depresso, perché io di questi argomenti qua, tipo efficienza energetica, edifici passivi, roba del genere, ne parlo veramente da tanti, troppi anni, forse con qualche esperienza magari in Germania. Io pensavo che le cose in Italia fossero un po' più rapide. Ad ogni modo, quello che vorrei cercare di portare oggi non sono delle lamentele, ma delle proposte. Quindi due proposte sostanzialmente. Una è relativamente alle opportunità economiche che ci sono in Italia e che sono nascoste, ma che ciascuno di voi ha, e cioè l'enorme patrimonio edilizio, cioè le case totalmente inefficienti. Spesso e volentieri si parla di energie rinnovabili, è assolutamente giusto, ma il concetto di energia rinnovabile non ha valore se prima non si procede con una grandissima efficienza del patrimonio immobiliare. Noi abbiamo degli edifici vecchi, il 98% degli edifici italiani risalgono prima degli anni 60-70. Significa edifici come questi, certamente interessanti, molto belli, ma che consumano un'enormità di energia. Quell'energia la paghiamo tutti noi, tutti voi la pagate come bolletta per il riscaldamento, tutti voi la pagate come bolletta del riscaldamento delle scuole, dei comuni. Sono migliaia di euro, milioni di euro in complessivo. CO2 che viene prodotta per mantenerci caldi, con uno spreco immenso. Allora, siccome solo abbastanza recentemente la Comunità Europea ci impone, ci chiede, ci implora in un certo senso di arrivare a edifici a energia quasi zero, quindi edifici di tipo passivo, io dico che noi ci avremmo dovuto pensare prima. Quando dico che ne parlavamo anche con Beppe tanti anni fa, è un discorso vero e fondamentale. Oggi mi fa piacere poterne discutere. È importante capire quanto consuma la propria casa, esattamente quanto consuma la vostra macchina, perché la maggior parte del patrimonio edilizio italiano è scadente. È opportuno che venga fatto un ragionamento di riduzione di questi consumi, perché con i soldi che effettivamente si possono risparmiare, noi potremmo fare mille e mille altre cose. Ci sono tre esempi che ho portato molto rapidi per farvi capire che cosa vuol dire efficienza energetica ed edifici in standard di basso consumo passivi. Se mi passate le slide che le vedo, grazie. Uno, per esempio, che è arcinoto, io ho mandato anche Beppe a vederlo, che è andato a bussare anche l'isolamento, è andato dentro, e vi invito tutti ad andarlo a visitare. È un edificio realizzato in 5 anni, dalla decisione di progetto alla realizzazione, ed è a Bolzano, di fianco alla stazione di Bolzano, quindi in Italia, al di là di tutto. Era un edificio di proprietà delle Poste Telecomunicazioni, che è stato acquistato e è stato trasformato nella nuova sede della Provincia Autonoma di Bolzano. Questo edificio era un edificio, la prossima slide, che aveva 270 kilowattora di consumo, 270 kilowattora metro quadro anno di consumo energetico, un edificio molto scadente. È stato trasformato, con un aumento di volumetria, in un edificio in standard passivo. Ci sono voluti 5 anni, è passata la bolletta energetica da 90.000 euro anno, soldi pubblici, a 4.000 euro in 5 anni, poco più di 5 anni. La spesa di 7,6 milioni di euro è rientrata grazie a questo enorme efficientamento. Io lo trovo fenomenale. Questo è un esempio purtroppo vecchio, perché non so perché, non lo so veramente, io cerco di fare il mio, ma non sto facendo pubblicità a me. Sostanzialmente, perché non venga diffuso, perché non siano un oceano di questi edifici come esempi che la gente ci viene a vedere. Siamo rimasti a uno pubblico. Andiamo al secondo
caso semplice, perché ci sono anche le case, le residenze. Genova, se per chi di voi è di Genova, conoscete benissimo il patrimonio edilizio di Genova, le case che ci sono, i palazzi, là vedo il serpente di Daneri piuttosto che altre cose. Questo è un esempio semplicissimo fatto da una sorta di IACP, sempre nella zona di Bolzano, ahimè. Andiamo avanti. Sono un edificio scadente di edilizia convenzionata con tutti i problemi che possiamo vedere anche che io vedo negli edifici qua. Andiamo avanti. È stata fatta una ristrutturazione energetica con gli inquilini all'interno, con isolamento, sostituzione dei serramenti, efficientamento. Andiamo avanti. Questo edificio qua è passato da un consumo di 280 kWh a 40 kWh all'interno con gli abitanti. Un altro esempio. Questo esempio molto più, come dire, da architetto, se vogliamo, e invece è a Linz, in Austria, molto più ambizioso. Di nuovo un edificio residenziale, vediamo l'edificio vecchio in alto, l'edificio nuovo in basso, avanti. Con una tecnologia molto interessante di prefabbricazione ad altissima efficienza energetica, sempre con gli abitanti dentro, hanno il vizio evidentemente, andiamo avanti, sono riusciti a trasformare con coibentazione ad altissima prestazione, con ventilazione con il recupero di calore, con sostituzione di finestre, andiamo avanti. L'edificio da 179 kWh metro quadro anno, neanche tanto direte voi, è passato a 14,4 kWh, un edificio oltre che passivo. Da 500.000 kWh anno di energia buttati nel cesso, scusate, per riscaldare, sono passati a 45.000. Da 14.000 euro di riscaldamento a 1.273, ma io credo che ognuno di voi, casa vostra, se è nella media tra gli 80 e 100 metri quadri, se siete nel nord Italia, pagate più di 1.000 euro di riscaldamento. Con quella cifra lì ci scaldano un intero palazzo. È una cosa fenomenale. Sono opportunità di lavoro, sono know-how, sono, cioè, capacità di professionalità inespresse. Rendetevene conto a tutti, alla disoccupazione, ai laureati, all'università, alle aziende, c'è lavoro per tutti, per tutti. Andiamo avanti. E poi il vecchio, ragazzi, il vecchio, l'Italia, io lavoro in questo settore qua e non c'è volta che non capiti il discorso, sì, ma il nuovo è il 2% dell'esistente, non vale niente dal punto di vista energetico. Il vecchio è il 98%. Questa è una bellissima foto di Camogli, non me ne voglia qualcuno di Camogli, ma sostanzialmente il vecchio è inefficiente, è meraviglioso. Allora io dico, l'Italia dovrebbe farsi capofila di una ricerca della capacità di rendere efficiente, iperefficiente gli edifici di quel genere. Andiamo avanti. Ed esistono le tipologie, esiste la tecnologia. Questi sono dei sistemi, per esempio, che esistono e sono in commercio anche in Italia, per esempio, per gli edifici che non sono sotto tutela, che permettono di fare delle coibentazioni ad alta performance riproducendo tutte le modanature. È un discorso di architetti quello delle belle arti, sicuramente, ma voglio dire, non tutti gli edifici sono sotto tutela e spesso e volentieri il discorso che un edificio è vecchio è una grande scusa per tenersi degli enormi sprechi. È fondamentale che invece la cosa venga discussa e trasformata in opportunità di lavoro, di efficienza, di riduzione dei costi per tutte le persone. Andiamo avanti. E poi un progetto a cui tengo molto, e credo che sia un progetto molto interessante, e ringrazio anche Beppe, con cui avevamo discusso tempo fa, di darmi l'opportunità di parlarne, che si chiama Riabitare le Alpi. Ora, ci sono anche un'altra parte di economia, di patrimonio inespresso, è tutto il territorio che non è necessariamente la città. I media, tutti noi che magari abitiamo in città, pensiamo che il mondo finisca ai confini di una città, ma non è così. Esiste, ed è banale, permettetemelo, una quantità di territorio immenso, meraviglioso, degno di nota, che sono i territori ai margini, che sono i territori che magari sono in sofferenza adesso, che sono per esempio i borghi alpini. Io sono partito da questo, dai borghi alpini. Insieme ad altre persone abbiamo costruito un modello e stiamo costruendo un modello di rivitalizzazione del patrimonio esistente. Non sto parlando delle case a 3.000 metri, sto parlando di quei borghi che anche in Liguria ce ne sono tanti e che sono poco abitati. In Francia sarebbero assolutamente tenuti in maniera perfetta. Da noi sono spopolati perché la città è diventata centratrice di persone che poi non trovano lavoro, non hanno un terreno da coltivare, non hanno delle opportunità. Cosa? Benissimo, certo. Ci credo. No,
No, ma scusa, sulle case non inabitate. Tutti se ne devono andare e non tutti devono andarsene. No, io sto dicendo che è un'opportunità inespressa, favolosa. Scusa, ma noi abbiamo fatto, l'abbiamo proposta in Parlamento, si chiama social housing. Ti spiego, ci sono 1.300.000 case in mano alle banche che non riescono a vendere all'asta, quindi marciscono, non fanno manutenzione perché non c'hanno più una lira, le banche. Poi ci sono 1.350.000 persone che non hanno accesso al mutuo, non riescono ad avere una casa perché gli hanno bloccato l'accesso al mutuo. Allora, social housing significa che lo Stato, senza tirare fuori i soldi, collega questi due soggetti. Allora, lo Stato garantisce con dei certificati presso la Banca d'Italia l'ingresso di uno che non può pagare, paga con un mutuo in 10 anni, 20 anni, decide poi il comune se questa persona si ammala o perde il lavoro, che non riesce a pagare il suo mutuo quel mese lì, bene, si sposta. Se il mutuo è di 10 anni si sposta a 20, se è di 20 si sposta a 30, si sposta a 40. Quindi i soldi ci sono, si diluisce il tempo e lo Stato fa da garante, dando la casa a 1.250.000 persone. Voi pensate che questa cosa l'abbiano votata? La sinistra l'abbia votata? Allora non vogliono votare nulla di queste cose qua. Scusa, chiudi che adesso c'è un personaggio straordinario, il norvegese, che mi sta morendo di freddo. Andiamo, subito. Andiamo, fai vedere le altre, per favore, rapidissimamente. Ci sono solo in Piemonte più di 5.000 edifici in stato di abbandono, in posti che sarebbero recuperabili, con infrastrutture, con strade, con opportunità di lavoro. Perché? Non sto dicendo che la gente debba ritornare, sto dicendo che la gente in città cosa ci sta a fare tante volte? Esistono terreni a disposizione per essere coltivati, per generare reddito, e sono progetti che devono portare le infrastrutture tecnologiche per permettere di avere la connettività, la banda larga, poter avviare la ricoltivazione dei territori, opportunità di aziende, di lavoro. Siamo di nuovo lì, andiamo avanti. Anche a livello di tecnologia, di nuovo, siamo di nuovo lì, opportunità di riqualificare edifici esistenti, conservando, è un progetto a cemento zero, basta costruire da quel punto di vista lì, basta, ce n'è per così di volumi, sono 40, pensiamo oltre da questo punto di vista, andiamo avanti, l'ultima. Ci sono tante situazioni in Italia dove sarebbe possibile procedere, andiamo avanti. Bisogna andare avanti per iniziare. Grazie. Grazie, Matteo. Architetto, sei stato splendido.